Allora, buongiorno a tutti. Abbiamo ritenuto opportuno convocare questa conferenza stampa per precisare i termini di una operazione che è stata fatta stanotte, che è peraltro una parte non residuale di un'operazione di più ampio respiro sulla quale già ci siamo intrattenuti l'anno scorso in tema di usura. L'anno scorso c'è stata una importante operazione fatta da questo ufficio giudiziario che si è concretata in numerose ordinanze di misure cautelari per un vasto giro di usura nel lago Negrese. E le indagini, avevamo detto in quella sede, non ritenevamo che fossero concluse, tant'è che il prosieguo investigativo poi ha consentito di individuare una pluralità di altri soggetti, persone offese e numerosi altri soggetti poi che abbiamo ritenuto indagabili e raggiungibili da ordinanza di misura cautelare. Nei confronti di costoro, il pubblico ministero a cui era affidato in origine l'istruttoria e che ha seguito anche questa parte ulteriore, il dottor Greco, ha richiesto al GIP in sede misure ulteriori, misure cautelari. Stanotte appunto sono state 5 di queste misure, 5 su, 4 su 5 di queste misure sono state eseguite. Mi piace segnalare la sinergia che vi è stata in questo sviluppo investigativo, significato anche in maniera plastica e visiva dalla presenza sia del comandante della compagnia dei carabinieri di Lago Negro, sia del comandante della compagnia di Lauria della Guardia di Finanza e del colonnello poi della Guardia di Finanza che da Potenza ci è venuto a trovare, così come venne a trovarci in occasione dell'analoga conferenza che facemmo sì, nel maggio dello scorso anno. C'è stata una sinergia estremamente importante. A mio giudizio, diciamo, le indagini di vasto spettro hanno possibilità di riuscita quanto maggiore poi è la sinergia tra le forze di polizia giudiziaria che operano sul territorio. Questo rappresenta un po' diciamo, una valutazione a cui io ho sempre tenuto in modo particolare e mai come questa volta diciamo, il concorso fattivo sia dei carabinieri che della Guardia di Finanza ha consentito poi la buona riuscita di questa operazione e quindi è per me motivo di grande soddisfazione in questa sede poi manifestare il mio compiacimento sia ai carabinieri che su questa operazione stanno lavorando da tanti mesi, ma sia anche alla Guardia di Finanza che hanno offerto in maniera leale e convinta un contributo non minimale poi alla buona riuscita di questa operazione. Per quanto riguarda gli aspetti più squisitamente poi operativi, qualcosa la potrà dire e ritengo che sia giusto che ciò accada, il dottor Greco che ha seguito fin dalle prime, fin dall'inizio poi questa complessa e vasta operazione che, ripeto, è diciamo, in corso dal maggio dello scorso anno. Se il dottor Greco vuole dirci poi qualche cosa Io sul momento operativo poi di questa operazione.